che mi dà così l'occasione anche di confrontarmi su un tema, è una problematica che è davvero in itinere e che difficilmente può essere, ahimè, risolta no, con qualche battuta ad effetto. Eh, ed è per questo che vi chiedo, come dire, umilmente un poco di pazienza, sono temi molto complessi. E che eh, mh, pretendono anche uno scavo concettuale. Eh, io cercherò di essere meno eh, così pesante possibile, ma eh, appunto, eh, eventualmente, se in alcuni passaggi io eh, dovessi essere non troppo chiara, eventualmente recupererò qualche elemento di approfondimento. Intanto, mettendomi appunto sulla scia di quanto diceva. Monsignor Pompili, credo che si possa dire che questo paradigma della differenza davvero ha delle radici antiche, che eh, trova il, mh, il, suo, il suo momento originario non soltanto nelle religioni monoteistiche, ed è anche un, una sorpresa perché le religioni monoteistiche, es, come dire, eh, dando l'impressione di un Dio compatto, chiuso nell'unità, Difficilmente danno l'impressione di invece eh, dare un rilievo al valore della differenza, eppure questo eh, sia pure rapidamente lo vedremo. Ma anche e soprattutto trovano il momento originario nella filosofia, nel pensiero diciamo greco occidentale, perché in effetti la, mol la moltiplicazione, la varietà della realtà, de de degli elementi fattuali un poco interrogava la coscienza filosofica perché eh, non riusciva a dar conto. Della diversità e nello stesso tempo era eh, come dire, un poco eh, tentata dall'idea che ci fosse un logos, un pensiero capace di stringere, di imprigionare ogni differenza e di, eh, ehm, come dire, di compattarla dentro categorie speculative rigide e intoccabili. Questo ovviamente soprattutto nell'Ottocento, parlo nella grande sintesi speculativa per esempio di Hegel, ma non vi annomero su questo, ma eh, devo dire che questa tentazione è presente anche eh, nella prima metà del Novecento, quando spinte eh, eh, speculative ma anche ideologiche come insegnano un po' i grandi totalitarismi tragici del Novecento, hanno tentato di eh, superare il disordine, la fragilità anche dell'individualità eh, personale e sociale, eh, stringendole dentro delle maglie rassicuranti appunto delle sintesi concettuali. Ma in effetti anche se si guarda la nostra esperienza quotidiana, noi ci accorgiamo che tutto ciò che è diverso ci minaccia, ci impressiona no? e facciamo di tutto appunto per cancellarne le tracce. E chissà, che cos'è questa alterità? Che forme concrete prende? L'alterità sono gli altri in primo luogo, l'alterità è la morte, l'alterità suprema è Dio, quindi gli altri, la morte, Dio, tutto ciò che disegna diciamo, un salto o una frattura deve essere sfumato, neutralizzato, eh. perché noi abbiamo questa sorta di bisogno di essere identici a noi stessi e dunque abbiamo bisogno di ridurre ogni... Di somiglianza, di ridurla a somiglianza. E così appunto eh, si sono moltiplicati proprio per la paura della differenza, per la paura del diverso, si sono disegnati diversi modelli culturali, ispirati pro, appunto al bisogno di eh, recuperare le proprie certezze, annullando le pretese o le attese dell'altro. <coughs> da Aristotele in poi, fino poi alla, alla, alle moderne tecnico delle, della ragione tecnoscientifica, pensiamo al principio di non contraddizione, eh, si è tentato così di abolire eh, e di sfuggire alle maglie del pensiero omologante, addirittura con, con un uh, cambiamento anche di, di, uh, semantico, per cui l'altro... È stato definito come alter ego, eh? un altro che non è un altro, ma sono io, perché è un altro modo per dire che l'altro è immagine di me, medesimo, di me stesso. Eh? La differenza invece designa questa, questo irrompere dell'altro che è estraneo, diverso, differente e che insorge in, ma in maniera irriducibile in questo orizzonte dell'omogeneo. La differenza dunque è distinzione, è rottura nello scorrere della vita quotidiana, ma anche può essere una tensione, una risorsa all'interno della, della, della collettività. È sì, certo, discontinuità nello sviluppo storico quando noi pensiamo che lo sviluppo storico debba avvenire in maniera coerente, lineare, e progressiva. Abbiamo paura della minaccia che questa, questa intrusione possa avvenire, ma anche è anche vero che eh, ci sono state anche nel Novecento alcune possibilità di fuoriuscire da questa paura attraverso, ad esempio, parlo del secondo Novecento, al, al, alla grande eh, eh, scorrere, diciamo, del, però purtroppo frenato, del pensiero, della, mm, del pensiero dialogico, la filosofia dialogica di stampo soprattutto di ispirazione ebraica, ha tentato nel, intorno appunto agli anni, da, dagli anni 50, 40, agli anni 60, no, di eh, provare appunto, ad individuare nell'altro, nell'altro che è realmente altro, di comunicarle attraverso delle pratiche comunicative che però rispettassero la alterità dell'altro attraverso un linguaggio che non fosse assorbente, diciamo, le, 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 le esigenze o, le, o, o il desiderio dell'altro, ma che, eh, come dire, iniettasse all'interno della comunicazione questo desiderio di scoprire l'altro, questo interesse verso l'altro, interesse, questo essere insieme all'altro. Uh, questa, questo paradigma fu ben presto però accantonato, fu visto nelle sue come dire, dimensioni un po' utopiche e, e naturalmente poco coerente all'interno di quella conflittualità propria de del, dell'epoca postmoderna e che invece credo, io debba, credo debba essere in qualche modo rivisitato e ricollocato anche in un contesto eh, che, mh, che, non ne, che ne preveda tutte le sue dimensioni ecco, mh, propositive, valoriali e costruttive. Ciò non significa però che eh, accant accantonando diciamo, questo paradigma eh, ci dobbiamo rassognare a, a queste derive eh, decostruzioniste, ecco, che sono poi la... la, la come dire l'influsso uh, teorico-intellettuale che si è insinuato nei modelli socioculturali della postmodernità e che ha preteso di imporre la inevitabile deriva nichilista. Ecco, a questo punto conviene invece vedere che non c'è opposizione tra unità e differenza, cioè, la differenza non è che ti porta ad una. Frammentizzazione, come vuole un po' il decostruzionismo e l'unità che persegue un campo diverso, non c'è una opposizione, perché il conflitto eh, nasce quando, eh, proprio quando la differenza viene sciolta, viene esaurita in forme astratte, dunque ideologiche. E perché sono ideologiche? Non perché esprimono valori diversi, sono ideologiche perché perdono il contatto con la fatticità anche della vita che è sempre differente, la verità del fatto è sempre diversa e si propone proprio nella sua diversità. E anche quando nascono le inevitabili divergenze culturali, differenti visioni del mondo che si, si fronteggiano e si scontrano, io credo che la vera tragedia non è tanto l'alterità o la differenza quanto i due estremi che sono da un lato la confusione, vedi il gender eh, e da un lato la separazione, vedi un'etica della differenza di cui vi parlerò ora e accenno soltanto a, a quel fatto sorprendente che, aveva, che ha già eh, così bene tracciato Monsignor Pompili, no? l'idea appunto che la Bibbia Invece che presentarsi con un'immagine eh, eh, compatta, come un orizzonte monologico della verità, invece ci presenta la storia del popolo intercettato da Dio come storia di una fedeltà che proprio il pungolo della differenza continuamente risveglia e approfondisce. Ha eh, già parlato delle prime battute di Genesi. Direi eh, mh, solo l'accenno rapidamente al gesto finale di Gesù nel giardino del sepolcro, quando pur essendosi legato, quindi fortemente legato diciamo, al destino umano attraverso mh, la morte, sfugge da quelle mani tenere ma anche violente che lo vogliono trattenere perché Gesù è qui e là, eh no? è, appartiene a questo popolo eppure è altrove è uguale al padre però è sottomesso al padre, no? Israele l'eletto però anche gli altri lo sono, no? quando Gesù parla ai suoi è uno di loro però è altro da loro, quindi la differenza è eh, eh, in qualche modo fa parte appunto della stessa struttura anche della sua vicenda finita come figlio di Dio. Ma chiudo questo, questo punto che però credo eh, sarebbe interessante forse messo a tema in un altro momento. E riprendo invece questo tragitto accidentato della differenza, pensando che eh, la differenza è l'unico, eh, come dire, antito da quella malattia che è quella dell'essere identici, no l'unico rimedio, la differenza appunto, nei confronti anche dell'imperialismo sociale, del conformismo omologante che ci avvolge. Certo, dentro le maglie del pensiero unico, dentro un'identità rassicurante, è certo più facile convogliare eh, il conflitto, il disordine, no? Per restituire all'uomo eh, una base, una parete rassicurante per la sua esistenza fragile no? Max Weber parlava di questa gabbia di ferro no? in cui noi, eh, che è costruita dalla modernità e in cui il soggetto ha bisogno di tenersi a riparo no? contro le paure non avendo poi ormai eh, bisogno poi in fondo delle certezze ma dovendosi poi abituare ad avere soltanto opinioni e diceva Victor von uh, Kemplerer che, uh, un, un filologo um, Vissuto i primi del Novecento. Attenzione, però, che il linguaggio pensa al posto tuo. No? E studiando, e lui lo faceva studiando le mosse ideologiche del linguaggio totalitario della Germania nazista. E negli anni 60 gli fa un eco un altro filosofo. Scusate un po' questa citazione, ma è l'ultima. Il filosofo che si chiama John Austin, che è molto citato dalle femministe radicali anche da gran parte del pensiero omofilo perché ha introdotto dentro il linguaggio due diversi tipi di, eh, eh, di asserti uno che lo chiamano uno chiamati, eh, gli enunciati costatativi che sono quelli di carattere analitico descrittivo, quello che usate voi per fare il, il giornalismo no? carattere analitico descrittivo e gli altri enunciati che si chiamano performativi e sono questi che hanno operato quella svolta quel, culturale, eh, perché questi eh, enunciati performativi muovono le operazioni culturali, i modelli, muovono l'agire, ma senza per questo preoccuparsi di essere né veri né falsi. Non è questa la loro preoccupazione. Infatti la Judith Butler, che è una delle teoriche di punta del, dei gender studies, afferma infatti che il linguaggio eh, ha il potere di generare ciò che dice e che, breve citazione sua, il genere è una sorta di recitazione persistente creduta reale. Non è detto che sia reale, noi ne parliamo e dunque diventa reale. E questo crea un discorso collettivo che finisce poi per produrre anche il contesto normativo dove dice lei il genere maschile è stato ritenuto da sempre il vero genere, un costrutto dunque culturale che deve essere sostituito da un paradigma diverso. Lei pensa di costruire un paradigma diverso però rimodulandosi dentro il contesto del pensiero performativo perché la sua è una mossa teorica intesa ad annullare la differenza appunto che eh, che trova diciamo, la sua cifra uh, costitutiva nelle madri di tutte le differenze, che è la diversità sessuale, destituendo, cambiando di segno e dunque al posto della performatività del genere maschile sostituisce il genere tukur, con tutte quelle uh, diciamo, derive ecco, antropologiche ed etiche che trascina con sé. Eppure, a ben vedere... Il pensiero, anzi l'etica della differenza sessuale negli anni Ottanta, quindi non tanto tempo fa, eh, negli anni Ottanta, era la bandiera del femminismo radicale. Uh, Geneviève Fresse, Carol Gilligan, i primi nomi che vengono in mente, la, la, la Lucy Rigaret, che veniva spesso anche in Italia, no? si ponevano appunto alla ricerca di una identità uh, propria del femminile per evitare il rischio di appiattirsi. Dentro l'impronta maschile di tutti gli assetti sociali mh, e politici. La tensione di questo eh, paradigma è evidente, no? finalmente il mondo sarebbe cambiato, la politica, lei diceva, avrebbe respirato mh, il termine proprio suo, con questo nuovo ossigeno proprio delle donne, finalmente capace di ribaltare senza la violenza tipica del maschio gli, le, gli assetti usuali del potere la teoria della differenza sessuale si poneva anche sotto l'esito di quel pensiero famoso performativo no? toccava al linguaggio operare questa distinzione questa trasformazione nel, 2000, nel 1992 scrive un libro che si intitola eh, paradigmatico no? amo a te che diventava la, la cifra simbolica di una differenza-separazione qualificata dall'impossibilità che il verbo è amo te, ma invece amo a te, la parola a stava a costituire la differenza tra me che amo e te che sei amato. Pensate. Quindi in questo modo eh, si diciamo, declinava eh, l'abisso diciamo, di due diversi e si proponeva con questa differenza. Due mondi separati, eh, reciprocamente portatori di due pacchetti di valori alternativi. La disponibilità, la dolcezza, la cura per la donna, l'organizzazione, la forza, il potere per il maschio. E qui si, si è perso, si è perduta la grande occasione in quella fase del femminismo di insistere invece come la differenza sessuale, invece di condurre alla separazione, portasse alla distinzione. Dunque la differenza non porta alla separazione, ma la distinzione e questa distinzione generasse invece la forza dei legami, l'alternativa concreta per costruire la reciprocità anche delle relazioni intersoggettive che prendevano forma proprio grazie alle diverse prospettive che potevano anche mh, tendere al conflitto, ma il conflitto non è una parolaccia, è anche un luogo in cui appunto si matura il confronto. E si matura nella differenza la possibilità di ehm, lavorare e di vivere all'interno all del, eh, del legame, di questo legame. Inserita all in eh, per anche proprio sfumare queste potenzialità dell'etica della differenza degli anni 80 e 90, eh, si è inserito appunto il, mm, il movimento, diciamo il filone della ricerca di stampo psicoanalitico che tendeva a attenuare questo divario, ma involontariamente a finire dentro le braccia diciamo, del gender studies, quando diceva che in fondo noi abbiamo, ciascun individuo ha in sé questi tratti mobili eh, psichici, eh, diversamente distribuiti, maschili e femminili. Alcuni di noi hanno delle variabili, no? alcuni maschi sono più eh, sentimentali, più ricettivi, no? le femmine invece sono più dure, più virago, dunque questa separazione poi non andava, eh, non andava a indicare questo abisso fra due mondi, ma l'avere indicato dal punto di vista psicanalitico che in fondo siamo in qualche modo, vi no? dico un po' in termini un po' così radicali, brutali, un po' tutti maschi e femmina, apriva un po' la strada anche al pensiero di genere. Uh, questo uh, mutamento uh, epocale diciamo, uh, del pensiero di genere non, non andrebbe studiato soltanto da questi suoi effetti uh, sociali, antropologici, trascinicolzi, ma bisogna vederne anche le motivazioni strategiche per capire come mai appunto, poi è stato, queste cose sono state prodotte. Soprattutto agli inizi degli anni 90 nei documenti delle Nazioni Unite e dell'Unione dell Europea. Nuove parole, di nuovo il pensiero performativo come orientamento sessuale oppure identità di genere, cominciarono a farsi strada prima in circoli intellettuali accademici un po' di nicchia e poi invece per diventare eh, modelli diffusi. E se nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ancora si parla, la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e la donna, è durante l'amministrazione americana di Bill Clinton, fortemente influenzata da una serie di lobby strategicamente alleate, che sono appunto il femminismo radicale, il movimento eh, gay e l'estremismo ambientale, che eh, la questione viene affrontata soprattutto. Per colpire per arrivare a questo obiettivo, la pianificazione demografica. Quindi, in questo senso, entrarono a far parte anche tutte le, le lobby antinataliste a livello mondiale. In una famosa riunione che allora. Presidente, segretario generale Kofi Annan tenne con la direttrice dell'Unicef, la Carol Bellamin e una, una serie di diversi esperti di diritto di famiglia, oltre che i leader di questi, di questi gruppi radicali, fu lanciata questa piattaforma politica globale eh, volta al riconoscimento politico dei diritti degli omosessuali che passasse appunto, soprattutto, che passasse attraverso la rivendicazione del diritto di fare famiglia. Allora, per fare questo, occorreva eh, limitare eh, il ruolo centrale che la sessualità maschile e femminile, che è, è il fulcro della famiglia, nella sua classica anche espressione universale. Da qui appunto il passaggio, il rivolgimento dal sesso al genere. Teorizzato sempre dalla, dalla Judith Butler, non solo lei ovviamente, ma è lei che era convinta che finalmente il pensiero femminile potesse trovare nel pensiero di genere la sua diciamo, naturale confluenza, così da delineare un quadro diciamo, di egualitarismo senza riduzione, che finalmente mh, ribaltasse questo forte valore simbolico della sessualità, che a questo punto era sempre sessualità maschile, e che vedesse l'identità dell'essere umano e dei suoi desideri come una questione tutta da costruire. Se qualche settimana fa a Genova, al Festival della Mente, una femminista eh, nostrana, cioè italiana, eh, del genere, appunto, Nicola Vassallo, ha intitolato una sua relazione che è su questa linea, intitolata La donna è un'invenzione. La teoria del genere, infatti, è una strategia culturale basata anche sull'idea eh, propria delle vetero eh, ideologie socio comuniste, no? fallite poi miseramente, che l'uguaglianza no, è la via maestra per raggiungere la felicità. Non guardare più all'umanità divisa fra maschi e femmine è sembrato un modo per garantire la più totale uguaglianza dunque la, la più totale possibilità di felicità per tutti gli esseri umani. Dunque all'aspetto della negazione della differenza sessuale si accompagnava questo aspetto costruttivo, no, positivo. Per così dire, la libertà totale della scelta individuale, che è il mito fondante della modernità, che può arrivare persino tranquillamente a cancellare ciò che veniva considerato un dato di fatto ineludibile, cioè l'essere determinati no? come maschi e come femmine. Dunque, la teoria del gender si eh, distribuiva su tre piani diversi: l'aspetto politico, no? la realizzazione dell'uguaglianza e la possibilità senza limiti della scelta individuale. Un aspetto <ride> storico-sociale, eh, la giustificazione della fine finalmente del ruolo subordinato del femminile nelle società occidentali, ma soprattutto un aspetto filosofico, antropologico, perché la definizione dell'essere umano non veniva più raccolto all'interno di questa dialettica tra natura e cultura, chiamiamolo così, ma in qualche modo veniva... Eh, esautorata la natura come un fatto eh, essenziale ai fini appunto dell'identità anche biologica della donna, che diventava semplicemente eh, ricostruita sul piano appunto mh, eh, sul piano della, della, mh, della cultura. Appunto. L'idea appunto che i confini tra uomini e donne non siano naturali, ma costruiti da questa cultura eh, patriarcale ha suggerito infatti lo sviluppo di un'intensa attività di decostruzione che appunto ha eh, in qualche modo agevolato il cammino eh, del, dell'omosessualità eh, e che ha eh, cercato un po' di. Eh, di stringere e che ha in qualche modo invaso anche i principali eh, canali della diffusione, della diffusione della, culturale: la moda, la pubblicità, il cinema, eh, la televisione, anche la, la pubblicità, eh, lasciando da parte l'eccezione. Della barilla, no? eh, ma tutta la moda eh, dagli aperitivi ai divani sembra avere completamente elogorato le tipologie sessuali classiche. No? Eh, mh, la moda lo stesso, salto un po' questi, eh, questi passaggi che credo che poi la, la collega possa forse meglio, meglio di me appunto mh, entrare nei, mh, nei dettagli strategici. ecco. Il punto è che questo, e questo ci tengo a dirlo: questa opera di eh, revisione critico-radicale di questo paradigma che annulla le differenze, non è una questione dei cattolici, non è una battaglia eh, confessionale, ma è eh, come dire, un, una parola di quanti eh, i laici e eh, i non credenti sono molti, di quanti vogliono esprimere diciamo, una voce discordante dal coro del politicamente corretto. C'è una intellettuale, eh, Silvian Aginski, per esempio, che dice che assolutamente questa, eh, questa teoria che viene da lei appunto decostruita nei dettagli, più di quanto io possa farla fare ora, semmai mi dice se è il caso di stringere, eh, riassumo eh, rapidamente... Eh, e che è stata accusata di militantismo eterosessuale dal, dai, 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 gruppi, dai gruppi. Allora, eh, qual è l'elemento stringente che... Eh, al di là appunto del, dell'idea che questa quest identità sessuale eh, così ondivaga possa in qualche modo mh, inserirsi in questa cultura del frammentario, del dis disomogeneo, che saltando anche l'idea della reciprocità tra uomini e donne, eh, subentra invece l'idea della competizione, siamo tutti uguali, possiamo tutti... Eh, essere portatori di una parte di verità non c'è bisogno più di dialogare, non c'è bisogno più di, eh, di eh, mettersi in forze di mettersi, e quindi occorre eh, ridire e ridare una nuova, eh, una nuova forza anche di pressione alla propria identità. Quali sono gli antitodi? A questa, a questa deriva. Io credo che sia quello di ridire, anche se in modo diverso, la differenza come risorsa antropologica e risorsa morale, recuperando quelle eh, strategie dialogiche che sono molto più di un mero eh, dialogo duetto tra due persone, cioè eh, sgombrando tutta la retorica dell'alterità che si è costruita anche nel tempo proprio per decostruire anche questo modello dialogico così che sia possibile eh, recuperare anche un'idea di natura, non come la sua dimensione statica no? l'essere uomo, l'essere danno come un fatto diciamo eh, fermo, ma come una dinamicità che viene arricchita proprio dal pensiero dialogico e che fa della differenza e anche delle sue faticose eh, ehm, modalità di confronto che possono passare dal, dal conflitto, che possono passare anche da momenti di stasi o di crisi, ma che ne possa fare davvero una risposta anche per un domani che è affidato alle nostre mani e che quindi non possiamo eh, cedere appunto anche ad una stanca rassegnazione. Scusate, ho dovuto chiudere un po', ma il tempo stringeva. Grazie.